È stato un uomo senza cuore. Noi siamo tutti quanti papà, siamo tutti genitori. Le discussioni nascono in famiglia, però i bambini non c'entrano perfettamente niente. Devono stare fuori dai problemi. Però questa famiglia qua non ha mai dato segni di squilibrio oppure qualche problema personale. Ma era un bravo ragazzo, non è che è cattivo, non lo so perché. Lui era un ragazzo che andava a lavorare al mattino e si arrangiava a fare il muratore, un po' tante di quelle cose per portare i bambini avanti. Cioè questo bambino cosa ha fatto di male? Per me è una cosa ingiusta, una cosa che non si concepisce. Ci stanno troppe vittime, troppi bambini uccisi. Era un bravo ragazzo, solo questo posso dire. Lo conosco proprio da piccolino, proprio lui, cioè questo qua che ha fatto questo fatto qua, proprio da bambino, proprio. L'ho visto nascere. Ma era un bravo ragazzo, non è che è cattivo, non lo so perché. Lui era un ragazzo che andava a lavorare al mattino e si arrangiava un po' a fare il muratore, un po' tante di quelle cose per portare i bambini avanti. Conoscevo i figli, diciamo così, i bambini, perché ogni mattina stavo qua al bar, i bambini si mettevano a giocare con il cagnolino che io c'avevo e perciò erano bellissimi i bambini, bellissimi veramente come il sole. Non mi aspettavo proprio. Proprio peccato di Dio. Noi siamo tutti quanti papà, siamo tutti genitori. Le discussioni nascono in famiglia, però i bambini non c'entrano perfettamente niente. Devono stare fuori dai problemi. Però questa famiglia qua non ha mai dato segni di squilibrio oppure qualche problema personale. Era una famiglia che non dava nessun segno di squilibrio. Che tipo di famiglia era? Era una famiglia, diciamo, se avevano problemi non davano segni che avevano problemi. No? Siamo meravigliati tutti quanti, a Cardito non è mai successo questo. Non ve l'aspettavate una cosa? No. Tutti quanti scioccati. Non è mai successo una cosa simile a Cardito. I bambini l'ho visto venerdì, che la madre, io abito a Criscone, la madre li portava a scuola ogni mattina, l'ho visto venerdì. Lui stava spesso anche con i figli della compagna, che non sono figli suoi. Stava sempre con i figli con la compagna, ma non l'ho visto mai da solo. Con i figli non l'ho visto mai da solo, con i figli della compagna. Sempre con la mamma. Può essere anche che era ubriaca, avrà fatto qualcosa, non lo so, ma comunque prendetela con voi stessi. Ma sti bambini cosa c'entrano? Cioè, ha ucciso un anima innocente per me. Cioè questo bambino cosa ha fatto di male? Per me è una cosa ingiusta, una cosa che non si concepisce. Ci stanno troppe vittime, troppi bambini uccisi. C'è un po' di rabbia nei cittadini? Molta rabbia. Un bambino non si toccano, che sono piccoli, già soffrono per loro. Tu già solo se guardi gli occhi di un bambino, cioè come fai? Ti fanno tenerezza. Io per esempio ho un mio nipote, può fare qualsiasi cosa, ma basta uno sguardo, cioè ti intenerisce proprio il cuore. Cioè come fai a circa? Io ne ho 3 di nipoti, cioè io se dovrei pensare che uno di loro non ci dovrebbe stare più, io non so se ce la farei. Perché per me sono 3 nipoti, ma come fossero i miei 3 figli, è qua che li tocca. Se toccano loro, toccano me. È stato un uomo senza cuore, che non se le piglia per creature. Se un animo innocente, non sai mai i figli non si fanno queste cose.